Puoi sfruttare gli edifici alti per orientarti all'interno di una città. Hai agito bene, Altair. E confido che questo sarà solo il primo di molti successi. Damir ha detto di conoscervi bene e che il mio lavoro ha un significato più ampio. Il significato non deriva da un solo atto, ma dal contesto nel quale viene compiuto, dalle conseguenze che genera. Allora, c'è altro che dovrei sapere? Altair, il tuo peggiore fallimento è nato dal sapere troppo. Se scelgo di celarti delle informazioni, è solo per garantire che tu non compia lo stesso errore una seconda volta. Capisco. No, non capisci. E continuerà così finché non avrai appreso la lezione. Tuttavia hai agito con competenza. Pertanto ti restituisco un rango e un pezzo del tuo equipaggiamento. Ora va, ad Acri o a Gerusalemme. In entrambe le città ci sono uomini che richiedono le tue attenzioni. I capisede ti diranno altro su ciò che deve essere fatto. Altair, pare che i miei allievi non comprendano bene come maneggiare una spada. Potresti dar loro una dimostrazione? Perfetto. Che maestria! E questo, ragazzi, è come dovremmo tutti combattere. Porco eretico alla vita! Avrai da fare? Capisco. Troppo ampi quei pendenti. Così aprite un varco al nemico e crepate prima del tempo. Che gli è preso? È un po' più aperto. E qualcuno lo stia inseguendo. Come mai è così preoccupato? Chissà cosa gli passa per la testa. Che gli è preso? A quanto pare va di bene. A quanto pare va di bene. Se dovessi essere coinvolto in una rissa, le guardie non interverranno, ma diventeranno ostili se estrarrai un'arma.
Si vuole apercevere. Vagano, vedi di poter andare più veloce di me. Via! Assassino! Uccidete l'assassino! Hai una faccia a voi! Hai una cattiva! Hai una cattiva! Hai una cattiva! Ti faccio a pezzi! Hai una cattiva! Pour la gloire du Seigneur! Er ist ein toter Mann! Selezionando la lama nascosta durante uno scontro, potrai liquidare rapidamente i nemici che hai atterrato. Vi prego, avete del denaro? Spingerà mai a correre così? Che succede? Da cosa scappa? No, mi sono fatto male. Perché si comporta in modo così assurdo? Vedo la finirà di comportarsi in modo così assurdo. Pensate che divertente se si facesse male.
Ah, Altair. Un uccellino mi ha detto che saresti passato di qui. Al-Mualim ha ordinato l'esecuzione di Garniero di Nablusa, perciò eccomi qui. Che cosa sai dirmi di lui? È il gran maestro dei cavalieri ospitalieri. E ovviamente risiede nel loro distretto. Altro non ti so dire. Ti suggerisco di cercare in città. Vedi cosa riesci ad apprendere dagli abitanti. Dimmi dove si radunano e vedrò di scoprire qualcosa. I giardini pubblici a nord, o ciò che ne rimane, sono un buon posto per iniziare. C'è anche un mercato abbandonato a nord-ovest che merita una visita. E la chiesa di Maria di Josaphat a ovest resta un punto d'incontro molto frequentato. Questi tre luoghi dovrebbero essere sufficienti ai tuoi bisogni. Apprezzo le informazioni, Rafik. Le metterò a buon uso. Mi raccomando. Chissà cosa gli passa per la testa. Mi avete quasi ammazzato. Cosa sta facendo? I sarateni vengono sgominati di continuo. Li abbiamo cacciati da Acri e respinti dal circondario. Bisogna occuparsene subito. Quelle funi sono marce e vanno sostituite. Se aspettiamo ancora, rischiamo un incidente. Capisco. Ma le abitazioni che dovrei andare a riparare? Ah, scordati, cittadini, che altro fanno se non urlare e lamentarsi? Sono i cavalieri che si sacrificano perché noi altri riusciamo a vivere in pace. Ma non hanno dove andare e presto verranno le piogge. Non te lo ripeterò, ragazzo. Fa come ti ho detto o ti ritrovi in catene. Sì, signore. La prima cosa sensata che ti è uscita di bocca. Hai i progetti, mettiti al lavoro. Ma Dio è anche misericordioso. Io non mi faccio derubare! Guardie! Tu! Signore, sono solo un povero vecchio! Cittadini, restate saldi nella fede! Nella sua mano, i nostri saraceni vengono sgominati di colpo. Fossi in voi me la filerei prima che io mi arrabbi sul serio! Siamo giunti in pace in Terra Santa per diffondere il messaggio di nostro Signore, ma essi gli hanno voltato le spalle. Che strano individuo. Imploro, signore, me ne prego, qualche spicciolo, per favore! Oh, ma guarda, Altair, ti ricordi di me? No,
Abbiamo iniziato negli stessi anni, ma non te ne ricordi, pare. Pazienza. Al-Mualim mi ha affidato una missione e sono onorato di compierla. Devo metterti alla prova. Che soddisfazione. Ho nascosto delle bandiere in questa zona. Trovale e portamele. E di corsa. Peccato che il vecchio mi abbia ordinato di aiutarti nel caso tu superi la prova. Ma ho bisogno di soldi, signore. Sono povera, malata e ho fame. E quando succederà non andrò certo ad aiutare. Fuori dai piedi! Bisogna fermarlo prima che faccia del male qualcuno. Che strano individuo. Qualcuno mi vuol dire perché fa così? E quando succederà non andrò certo ad aiutarlo. Perché mai si comporta così? Cosa gli passa per la testa? Già qui sono impressionato. Non abbastanza da cambiare opinione su di te, ma visto che Al-Mualim me l'ha ordinato, ecco che cosa so della tua prossima vittima. Garniero si nasconde nella fortezza degli ospitalieri. Entrarci richiederà scaltrezza. Non so altro. Saputo di Alain? L'arciere a guardia dell'ala est. Il fratello di quel poveraccio si è beccato una freccia nella gola. Dubito che supererà la notte. Ma come fa a lavorare sapendo ciò che accadrà? Fa visita al fratello spesso. Così, quando posso, lo copro. Non in questo momento? No. Ho una faccenda di famiglia da sbrigare. Meglio per lui che il medico non sappia della sua diserzione. Non lo saprà, se tieni chiuso il becco. Tranquillo. So tenere un segreto. Imploro, signore, me ne prego, qualche spicciolo, per favore! Santo cielo, che cosa sta facendo? E ora che sta facendo?
Finirà per farsi del male. E quando succederà non andrò. Sapete, qualche spicciolo, vi chiedo solo qualche spicciolo. Devi dirmi qualcosa. Altair mi segue, mi ha visto, mi ucciderà. E mia moglie e i miei figli. Oh, che disastro. Sei venuto a porre fine al mio tormento. No, Al-Mualim ha più compassione di quanto credessi. Allora, potreste aiutarmi? Un ospitaliere mi sta alle calcagna. Se potessi usare la tua lama nascosta su di lui, renderesti un grande onore a un fratello. Sono rimasto qui ad Acri da quando i crociati l'hanno cinta d'assedio e sono sicuro che potrei darti ottime informazioni in cambio. Ho bisogno di cibo, ho tanta fame, solo pochi soldi, vi scongiuro! La mia famiglia è malata e morirà, avete qualche moneta? È fatta! È morto! Oh, ti sono davvero riconoscente! Ecco quanto ho appreso di Garniero di Naplusa, gran maestro degli ospitalieri. Egli lascia che i pazienti si aggirino liberi per le sale della sua fortezza. Nessuno, tranne gli eruditi, può entrare nel suo luogo di lavoro e i tetti sono sorvegliati da arcieri. Sono certo che queste informazioni contribuiranno a mandare Garniero all'inferno. Vi imploro, signore, ve ne prego, qualche spicciolo, per favore! Che stolto! Presto, amici miei! Presto, il buon medico si prenderà cura di voi! Abbiate fede! Tenete viva la speranza! Molti sono i bisognosi d'aiuto e lui è solo! Lavora indefessamente per servire e per salvare! Ma queste cose richiedono tempo! Ma ho bisogno di soldi, signore! Sono povera, malata e ho fame! Qualche spicciolo! No, non capite, sono povera, signore, ho bisogno. Piantatela di seguirmi! Ma ho bisogno di soldi, signore, sono povera, malata e ho fame! No, vi prego, non mi lasciate così, solo qualche spicciolo, per favore! Muovete, forse no! Ve ne prego, qualcuno si farà male! Pietà! Pietà! Non uccidermi! Farò tutto quello che vuoi! Servite Garniero. Lui mi fa dire quelle cose per evitare che i cittadini si sollevino, per dare loro speranza e farli aspirare alle sue cure. Ditemi ciò che sapete su quell'uomo. Sì, certo. So cosa succede lì dentro. Che cosa fa davvero? Continuate. Non sono malati né feriti quando entrano. Ma dopo che mette le mani su di loro, inizia il dolore. Ma allora non è un guaritore, solo un maniaco crudele. Non so che cosa faccia loro per farli urlare tanto, ma deve essere fermato prima che ne faccia soffrire altri. Lo fermerai? Per questo siete ancora vivo. È cauto. Devi scegliere il momento opportuno. Va da lui mentre visita i pazienti. Dimentica il mondo che lo circonda. Si perde nel suo lavoro. Sì, colpiscilo allora. Grazie dell'informazione. Allora mi lasci andare? Vorrei tanto.
Chi ha ucciso questa persona? La mia famiglia è malata e morirà. Avete qualche moneta? La mia famiglia è malata e morirà. Qualcosa, avete eh? Qualche moneta? Vattene, bifolco. No, non capite, sono povera, deve essere suonato. Ho bisogno di soldi. Che uomo sei? Spostati. Non capisco cosa sta cercando di fare. No, non capite, sono povera. Vattene, bifolco. Gna. Allora, cosa hai preso? Robaccia. Quello non aveva un soldo. Solo un maledetto tubo. Non ho trovato che un pezzo di carta con degli assurdi scarabocchi. Non sono scarabocchi, sono parole e lettere. Perché uno dovrebbe mettere parole e lettere in un tubo? Un tubo sprecato, secondo me. Deve essere importante. Dammi qua che ci do un'occhiata. Già, come l'altra volta? No, non te lo lascerò fregare. Ma quanto sei astuto. Beh, divertiti, G. Altair, come procede la caccia di Garniero? So quando e come colpire. Dividi con me ciò che sai, dunque. Risiede e opera nell'ospedale del suo ordine, a nord-ovest. Girano voci di atrocità commesse tra quelle mura. Pare che il Cerusico si diletti nel fare esperimenti su cittadini innocenti, molti dei quali rapiti e portati qui da Gerusalemme. Astuto. Prendendo i soggetti da un'altra città, evita di sollevare troppi sospetti qui. Ma tornando alla questione, qual è il tuo piano? Garniero resta per lo più nei suoi alloggi all'interno dell'ospedale, benché occasionalmente esca per visitare i pazienti. Ma è durante una di queste visite che colpirò. È evidente che ci hai riflettuto. Ti do licenza di andare. Rimuovi quest'onta da Acri, Altair. Forse aiuterà a mondare la tua. Resta qui finché non sarai pronto per la missione. Avanzamento rapido a un ricordo più recente. Siano le vostre pene, sappiate che Dio veglia su di voi. Non puoi stare qui.
No, aiuto! Aiutatemi! Aiutatemi! Vi prego! Dovete aiutarmi! Basta, figliolo! Ti ho chiesto di prelevare il paziente, non di ucciderlo. Avanti. Avanti, andrà tutto bene. No! Su, no. Dammi la mano. Non mi toccate. Vi prego. Ricaccia la paura, altrimenti non posso aiutarti. Aiutarmi? Come avete fatto con gli altri? Avete preso le loro anime. L'ho visto. L'ho visto. Ma la mia no. No. Non l'avrete! Cerca di controllarti. Credi che questo mi faccia piacere? Credi che voglia farti male? Ma non mi lasci altra scelta. Ogni sua parola nasconde un secondo fine. Sono tutte bugie e inganni. Non sarà contento finché non ci chineremo tutti dinanzi a lui. Non avresti dovuto farlo. Riportatelo ai suoi alloggi. Tornerò quando avrò finito di curarmi degli altri. Non potete trattenermi. Fuggirà di nuovo! No, infatti. Spezzategli le gambe. Mi dispiace, figlio. Non avete altro di meglio da fare? Le gambe, bastardo, mi avete rotto le gambe. Era per il tuo bene, stavi per scappare. Dove? Statemi lontano. Un giorno rideremo ripensando a tutto questo. Io vi ucciderò. Ne dubito. Come ci si sente essere di nuovo? Non so come abbiate fatto. Non è stato facile, te l'assicuro. In principio hai resistito, come tutti. Ora il peggio è passato. Vi devo la vita. Disponete pure di me. Grazie. Grazie per avermi liberato. Grazie per avermelo concesso. Un assassino! Uccidetelo, figlioli miei! Che voglio! Fate lottare! Posso uccidervi a occhi chiusi! Non mi fuggirà! Uccidetelo! Uccidetelo, assassino! Un assassino! Uccidetelo, figlio! Liberatevi del fratello. Ora avrò riposo, eh? Il sogno senza fine mi chiama.
Ma prima di chiudere gli occhi, devo sapere che ne sarà dei miei figlioli. Coloro che avete fatto soffrire con crudeli esperimenti, ora saranno liberi di tornare alle loro case. Case? Quali case? Le fogne? I bordelli? Le prigioni dalle quali li ho tirati fuori? Avete preso quelle persone contro la loro volontà. Sì, per quanto poca potessero averne. Se è in vero così ingenuo, accontenti un bambino piangente solo perché frigna? Ma voglio giocare col fuoco, padre. Che cosa gli diresti? Fa come credi. Ma la tua risposta lo farebbe ustionare. Quelli non sono bambini, ma uomini e donne cresciuti. Nel corpo, forse, ma non nella mente. Era quello il danno che cercavo di riparare. Lo ammetto, senza il manufatto che voi ci avete rubato, i miei progressi sono rallentati. Ma ci sono le erbe, misture ed estratti. Le mie guardie ne sono la prova. Erano dei pazzi prima che li trovassi e li liberassi dalle prigioni e della loro stessa mente. E alla mia morte, pazzi ritorneranno. Credete davvero di averli aiutati? Non è ciò che credo, è ciò che so. La pagherai cara! Assassino! In un vicolo cieco! È spacciato! Fatemelo scappare! Deve essere qui intorno! A lui! Là! Non mi sfuggirà! Non mi sfuggirà! Farsi del male, e quando succederà non andrà. Vattene, pezza frolla! Io adesso la famiglia di te. Ci può essere tu. Eccolo! Fermatelo! Ti darò la caccia! È qui! Sei mio! Per metterne altro! Quali nuove, Altair? Garniero è morto. Allora dovresti tornare a Masyaf con notizie della tua vittoria. C'è qualcos'altro. Parlamene dunque, o vuoi che ti legga la mente? Cosa credi che volesse da quegli sventurati? Che gradissero gli esperimenti che conduceva su di loro? Il tuo compito non è chiedere, Altair, ma agire. Non importa che cosa facesse o perché. Conta solo che sia morto. Ma sembrava che credesse davvero di aiutare quella gente. È ciò che hai veduto? No. Ciò che ho veduto non era un luogo di cura, ma di pena. Allora perché ne stiamo discutendo? Io non lo so. Scorda ciò che ho detto. L'ho già fatto. Avanzamento rapido a un ricordo più recente. Prenditi tempo. Muovendoti lentamente, riduci la possibilità di attirare attenzioni indesiderate.
Hai notizie per me, Altair? Garniero di Naplusa è morto. Eccellente. Non potevamo sperare in un esito più propizio. Tuttavia... Che c'è? Egli affermava la nobiltà della sua opera. E a ripensarci, coloro che ritenevamo suoi prigionieri sembravano essergli grati. Non tutti, certo, ma abbastanza da farmi chiedere come riusciva a trasformare i nemici in amici. Coloro che comandano troveranno sempre dei modi per farsi obbedire. È questo che li fa comandare. Quando le parole falliscono, ricorrono al denaro. Quando esso non basta, si avvalgono di cose più basse. Corruzione, minacce e altri tipi di inganno. Esistono piante, Altair, erbe da terre lontane, capaci di distaccare dai propri sensi. È tale il piacere che procurano che gli uomini possano diventarne schiavi. Pensate che fossero drogati? Avvelenati? Sì, se davvero era come mi hai descritto. Erbe. Certo, uno strano metodo di controllo. I nostri nemici mi hanno accusato di fare lo stesso. La promessa del paradiso. Pensano che sia un giardino, pieno di donne e piaceri. Che io vi droghi come faceva Garniero con i suoi, e che vi tenti con le sue delizie. Essi non conoscono la verità. Ed è così che deve essere. Ma se lo sapessero, che ciò che vogliamo è la pace. Non avrebbero più paura di noi, e noi non avremmo presa su di loro. Vai, è tempo di proseguire il tuo lavoro. Hai riottenuto un altro rango e un altro pezzo dell'equipaggiamento. Parleremo di nuovo quando il prossimo sarà caduto. Cosa lo spingerà a correre così? Quando devi affrontare più nemici, contrattacca per avere la meglio in combattimento. Finirà per investire. Ma è vero!
Avrò la tua testa! Uomo morto! A morte l'assassino! Esci fuori qui! Non mi sfuggirei! Avrò la tua testa! Maledetto infedele! Viva! Morte l'infedele! Prendilo! Tagli le costole, non fatelo scappare! Fermati! Non riuscirei! Non mi sfuggirai! Maledetto infedele! Non puoi scappare per sempre! Ti prenderò! E vecchi se fare il mio Arrampicati sulle strutture alte per avere una veduta panoramica del circondario.